Ciao a tutti ragazzi, da Marcello Gaming 68. Ragazzi, torno nel canale e torno con un nuovo gioco, visto e considerato che ormai non si fa altro che parlare di questi giochi qua. Allora, è un gioco, il gioco si intitola il TCG Card Shop Simulator. In pratica siamo, diventeremo, presumo, parlo così ragazzi perché è nuovo anche per me, ho fatto giusto qualche provetta per vedere se riuscivo a capire un po' e a gestire quello che sembrerebbe un negozio e poi vediamo un attimino, mano a mano lo vediamo assieme. Allora, dicevo, si fa altro che parlare di questi giochi qua, ormai stanno uscendo a Bizzeffer, Supermarket Simulator, adesso è uscito il negozio delle carte, delle Pokémon, queste robe qua, tra non molto ho visto anche che ci sarà un gioco che sempre simulator che parla di una tabaccheria, addirittura si vendono sigarette, confezioni di pippe, eccetera, eccetera. Oggi sono andato a vedere un attimino questo giochino qua. Ho detto, ciao, portiamo anche questo, così vediamo un po'. Ragazzi, io lo porto, vediamo un attimino. Poi sarete voi a dirmi, marci, vai avanti, porta la sedia perché comunque è simpatico, insomma, è bellino. Portalo avanti, oppure mi direte, no, marci, lascia stare, torniamo a simulator, torniamo a ETS, insomma ragazzi, vediamo un attimino. Allora, io faccio per riprendere. Ecco, questo qua dovrebbe essere il nostro negozio. Il gioco va gestito un po' con il mouse e un po' va gestito con il pad, ragazzi, e anche la tastiera. E insomma, abbiamo un po' tutto da fare. Per quello vi dico, ragazzi, se vedete che faccio qualche errore, un po' di pazienza. La prima puntata, il primo episodio, sperando che Dio ce la mandi buona. Allora, ragazzi, mi dovrei avvicinare qua in pratica, se non ho capito male, vediamo cosa succede. Ecco qua, ho lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio di giochi di carte. Ragazzi, non è vero, io non ho lasciato niente. Infatti, lunedì vado a lavoro, faccio il primo dalle 6 all'1 e mezza. Tu hai lasciato il farming. Ho lasciato farmi, dice, ecco, vi saluta Giulia che ce Ciao a l'ho qua a tutti, buona fianco. domenica. Ce l'ho qua a fianco, ecco, mi dice, hai lasciato farmi, hai ragione, ho lasciato farmi per venire a dedicarmi un po' in città e negozio. Usciamo un po' dai campi, andiamo un po' in città, cerchiamo di unirci alla società, dai, cerchiamo di essere un po' civili. Allora, dicevo, ragazzi, ho lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio di giochi di carte, questo è tutto, è ora di mettersi al lavoro. Cioè, ragazzi, ho lasciato il mio lavoro per rimettermi al lavoro. Vabbè, andiamo avanti. Eccoci qua, allora, impostare il nome del negozio. Ragazzi, qua cosa metto? Farmi simuletto? No, non No, posso mettere farmi simuletto, dai. Allora, vediamo un po', ragazzi, cosa ne dite se butto così? Marcello, la butto così, poi magari nei commenti ditemi voi se posso, se devo cambiare il nome, perché penso che lo possiamo anche cambiare. Non se devo dire di darti idee, magari, O non so datemi anche come. l'idea. Io momentaneamente, sì, Giulia mi dice di chiedi ai ragazzi di darti qualche idea. Io per il momento lo metto così, ragazzi. Vedete voi se poi al massimo card 68 mettiamo, ragazzi, dai. Ecco, lo facciamo così. Per il momento Marcello card 68. Se poi avete qualche idea, ragazzi, mi raccomando, non state indietro a dirmele. Se è bellina, mettiamo l'idea che mi date voi. Ok. Fatto, confermi il nome del negozio, sì, confermiamo. Apri il telefono e fai scorta di pacchetti di gas. Stai calmo, fammi entrare almeno in negozio, no? Allora, questo è il nostro negozietto, ragazzi. Abbiamo una cassa, se non ho capito male, il tablet, che dovrebbe essere questo. Questo è il nostro scaffalino qua dove andremo a esporre la nostra merce, che dovremo ordinare chiaramente. Questo è il cartello chiuso, aperto, prima prepariamo il negozio, poi apriamo. Questi stanno già guardando. Oh, aspettate un attimo, devo ancora, sono nuovo di qua, eh. E già le tipe stanno venendo, aiaia, non va bene, Giulia dopo mi sgrida, eh. Vado a fare il farfallino con le tipe, non va bene. Allora, ragazzi, torniamo a noi. Sei andato in città per lavorare. Ecco, mi dice Giulia, sono andato là per lavorare, non per fare, insomma, Farfallone. il farfallone con le tipe, ecco. Allora, noi abbiamo, ragazzi, siamo a livello negozio 1, dunque siamo proprio all'inizio, all'inizio. Speriamo di non fallire, ragazzi, speriamo di no. E abbiamo a disposizione 1000 euro, se non, no, 1000 dollari, perché poi lo dovrò mettere in euro, infatti, Quello dovremo. se la tiri. Allora, aspetta un attimo, vado un po' su menu Impostazioni. impostazioni, vediamo se. Dunque, sensibilità, dove, In dollari. alto, in alto. Clicca un po' la finestra in alto. Questo? No.
No, non è questo. No, neanche quello. Vediamo, lingua non c'entra niente. Schermo, telecamera. Risoluzione, telecamera, lingua non c'è. Eh no, qua non penso. Ah, aspetta, no, vabbè, intanto lo mettiamo in italiano. Leggi in italiano, se stai leggendo. Ok. No, qua non mi dice niente. Vediamo un po'. No, neanche si vede dal mouse, non c'entra niente. Niente, pensavo si poteva mettere risoluzione, 60 PS, no. Ma quel WhatsApp di cos'è? L'ho provato, niente. Non mi dà niente. Vabbè. Andiamo avanti così, ragazzi, dai, non è un problema. Allora, intanto dobbiamo andare ad aprire il tablet, ragazzi, vediamo un attimino. Apriamo il nostro tablet. Ok, eccolo qua, aperto. E dobbiamo fare il primo ordine, ragazzi. Dunque, abbiamo tutto il resto, come vedete, è chiuso, sarà tutto da sbloccare. Noi andiamo con il primo. Schiaccio qua, mi dice quantità. Ragazzi, abbiamo 1000 dollari. Insomma, io direi di prenderne almeno due. Dai, due scatole, aggiungi al carrello. Ok, andiamo qua. Questo è abbastanza facile, ragazzi. Questo vedo che sia, penso che sia. Ok, abbiamo comprato. Usciamo da qua? Sì, usciamo dal telefono. Ecco qua, le scatole ce le hanno già consegnate, ragazzi. Le andiamo a prendere. Ok, adesso devo andare a mettere la merce nella scaffalatura. Dunque, per aprire dovrebbe essere, sì, la R. Vediamo un po'. Ok. E andiamo sempre con il mouse a posizionare la roba, vedete, negli scaffali, come sto facendo io. Ok, perfetto. Penso che non ce ne. Ah no, ce ne stanno ancora. Vediamo qua. Ah, la scatola è vuota. Ok, niente. Allora andiamo a buttarla qua nel nostro cestino. Ok, scusa, è chiuso. Ti puoi togliere dalle balle, grazie. Ok, andiamo nuovamente qua, raga. Apriamo ancora la scatola e andiamo a posizionare le nostre carte. Sempre nello scaffale, ok. Mettiamo tutte le carte e insomma dobbiamo un attimino sistemare la scaffalatura. Posso buttare anche questa? Vediamo un po', raga. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, per essere redditizio, imposta il prezzo dell'articolo su un valore superiore al prezzo di mercato. Addirittura, Superiore. ragazze, superiore al prezzo di mercato. Dunque, andiamo a vedere un po'. Allora, prezzo di mercato è 2,96. Proviamo a mettere 3 euro, ragazzi. Proviamo a mettere 3 euro. Dai, facciamo 3 euro. Quale è superiore, dice? Mettiamo 3 euro. Andiamo un po'. No, 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 no. Aspetta. Ok, fatto. Proviamo a 3 euro, raga. Vediamo se fai entrare i clienti. Ma ragazzi, proviamo a far entrare i clienti. Io vado ad aprire, la tipa sta già guardando. Accendi anche la luce, Maci. Ok, aperto, accendiamo anche la luce, mi suggerisce Giulia, vediamo un po'. Ok, accesa la luce. Primo cliente, ragazzi, primo cliente, vediamo cosa succede. Buongiorno, buongiorno, lei è il primo cliente, gli farò una bella fotografia così. No, insomma, con lo sguardo che ha è meglio non fartela la fotografia. Ragazzi, io non capisco, ma questa gente si fa. Cosa. Questo secondo me è appena arrivato dall'osteria, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Gli diamo tutte le carte, battiamo a cassa perché dobbiamo fare i primi incassi, ragazzi. Ok, vediamo cosa mi dà. Ah, mi dà il banco, ma questo. 33 euro, ragazzi. 33. Allora, 33.00. Ok. Via, abbiamo guadagnato i primi soldini, ragazzi. I primi soldini abbiamo guadagnati. Ok, entra la tipa col tipo. Una coppia, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Qua non ti cagano neanche di striscio, ragazzi. Ecco qua che arrivano in due. Oh, la Madonna, ciccia, quanto ne hai comprato? Ah, ok, non c'è bisogno. Ah, ok. Allora, 9 euro. Dunque, ti devo dare il resto di 9 euro. Va bene, ti do il resto di 9 euro. No, 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 no. Perché fa tutto in automatico, ragazzi? Perché mi sta facendo tutto in automatico? Ah, 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 ah.
c'è qualcosa che non va allora. Qualcosa che stai dando? No, c'è qualcosa che non va. Vai nell'opzione. Allora, andiamo a vedere un po' le impostazioni. Ragazzi, magari ho toccato qualcosa, probabilmente. Perché? Cosa c'è che non va? Perché mi fa questo discorso qua che mi dà tutto in automatico? No, riprendiamo un attimo, c'è qualcosa che non va. Come tocco la cassa butta fuori i soldi, raga. Allora, torniamo. Ok. Rimettiamo a posto un po' tutto. Meno male che me li fa mettere a posto. Oh, ce l'abbiamo fatto. Cioè, gli devo dare un euro di resto. Ah no, c'è questo anche. Aspetta. Cos'è quella monetina lì? Questa, no? Questa? Ok. Allora, 9 euro li dobbiamo dare, ragazzi. Dunque io gli do 9 euro. Vediamo un po'. 1, 2, 3. Vediamo se funziona. Magari si è un po'... Ok, è andata, ragazzi. Magari si è un po' qualche bug. Ok. Via, andiamo anche a questo, gli diamo anche questi qua, caccia i soldi, 36, il resto 0, dunque sei a posto, puoi andare. Invece di darvi il resto potete darmi sempre soldi giusti, no? Devo anche, vabbè, andiamo avanti. Vediamo questo cosa vuole, 9 euro di resto li devo dare, ragazzi, 9 euro di resto, vabbè, diciamo 5, no! No, ho sbagliato, ragazzi, scusate, ho sbagliato. Li devi rimettere a posto, perché? No. Come li fa prendere, vediamo. Vabbè, vai, ok, dai. Perfetto, allora, completa, mi dice il compito, completa con successo 5. Questo qua ci manca, raga. Un po' taccagno tu, potevi comprare. Ragazzi, lo scaffale me l'hanno vuotato... Allora, ecco qua, Bancoma, cosa devi pagare? 9 euro col Bancoma, ma perché? Ma non va bene. Allora. Ok, andiamo a chiudere il negozio. Ma no, chiudi. Ecco, lui entra, il negozio chiude. Lui entra, volevo fare un'altra roba, prego, vada. Devo fare un'altra cosa. Allora, prendi i pacchetti di carte... dallo scaffale e apri per ottenere nuove carte. Ok, andiamo a fare questo un attimo, raga, poi ti faccio entrare, un attimo di pazienza, vediamo se me lo prendo un pacchettino. No, uno ne volevo, uno. Ok, perfetto. Dunque, per aprirlo com'era più? Ok, queste sono le carte, ragazzi. Allora, 0,19, 0,11, vediamo un po', 0,36, 0,24, 0,16, 0,35, un po' bassine, 4,37 euro, beh, questa va bene, dai. Abbiamo guadagnato 5,78 euro. Bene, ragazzi, bene, siamo a 1051 dollari. Dai, ci sta. Allora, io devo ordinare di nuovo perché qua siamo... Allora, devo prendere ancora un pacchetto. Vediamo un po'. Lo riapriamo. Ragazzi, devo cercare delle carte nuove perché aprendo i pacchetti, da quello che ho capito, mi dà la possibilità di portare carte nuove. Dunque, andiamo avanti a aprire i nostri pacchetti. Non so se conviene tenere il negozio chiuso perché vedo che i clienti... Vabbè, apriamo questo. Apriamo questo, ragazzi, e vediamo un attimino... Poi apro il negozio, dai. Perdi i clienti, la giornata va avanti. Sì. Perdi clienti. Vedi che la giornata va avanti. Sì. Allora, ragazzi, spacchiamo questo e poi faccio entrare i clienti, Dai. Ok, vediamo un po'. 4,35 euro. Perfetto, ragazzi. Dai, riapro il negozio, perché sennò i clienti sono già spariti. Andiamo a aprire. È che c'ho poca roba. Mi conveniva fornire il negozio prima. Vabbè, niente. Aspettiamo un attimo, raga. Vediamo se entra qualcuno. Ecco la tipa minigonna. Uè, tipa. Vediamo un po' se compra tutto. Ragazzi, se compra tutto devo andare a ordinare, perché sennò...
Allora, vediamo un po'. Ok. Caccia i soldi. Bene, puoi andare. Ah, queste sono gemelle, ragazzi. Sono entrate due gemelle. Vedete, vestite uguali. Sono gemelle queste. Ah, mi sa che non c'è più niente, raga. Mi sa che devo ordinare di nuovo. Negozio vuoto abbiamo, dare il resto di 8 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, via. Allora, facciamo che chiudo il negozio. Torna. Ho capito, devo portare la merce. È inutile che lo lascio aperto. Ma guarda che il cliente possono aspettare la cassa. Allora, io mi voglio andare a prendere un po' di merce, raga. Vediamo se ha portato qualcosa di nuovo, se ha aperto qualche altro. Ecco, vedete? Ha aperto un altro pacchetto. Dunque apriamo questo. Vediamo un po'. Ne prendo due anche qua, raga, dai. No, ho detto due. Ok, aggiungi al carrello. Vediamo, bellino però, dai, come gioco. Un po' diverso dal solito che faccio io, però. Via, acquistiamo. Ok. Usciamo dal negozio. Sono arrivate le scatole? Sì. Ecco, già più grandette queste. Vediamo un po'. Allora, un attimo, sistema negozio, apro subito. Datemi un attimo di respiro, perché sennò qua, ragazzi. Allora, per aprire com'era? Ah, ok. Andiamo avanti nello scaffaletto. Andiamo a mettere di nuovo le nostre figurine, carte, chiamiamole un po' come volete, raga. Ok, ci spostiamo qua. Ci stanno tutte? Vediamo un po' se ci stanno tutte. Ok, dovrebbe essere vuota la scatola. Noi facciamo la prova, raga. Andiamo nel cestino se ce la fa buttare. Ok, ce la fa buttare. Ok, andiamo dentro nuovamente. Io lo metto qui giù per il momento. Dovrebbe essere ok, sì. Facciamo un bel pieno dello scaffale, così dai, ci facciamo un po' di soldini. Andiamo a riempire. Anche qua mi chiederà il prezzo, il valore del mercato, di aumentarlo. Vediamo un po', non c'è più nessuno. Vediamo se ci fa buttare la scatola, raga. Controlliamo sempre, perché magari rimane qualcosa. No, ce la fa buttare. Allora, cosa mi dice? Prendi i pacchetti di carte dallo scaffale e aprili per ottenere Controlla nuove i prezzi, carte. Marcia. Andiamo a controllare i prezzi prima. Vediamo un po'. No, facciamo così. Allora, il prezzo di mercato è 2,96, noi ce li abbiamo a 3 euro, profitto 1,55 euro. Boh, lo lascio così io per adesso. Cerchiamo di farci la clientela prima, raga, poi vediamo. Allora, apro il negozio, ragazzi. Dai, apriamo il negozio, che sta arrivando un attimino la sera qua. Ecco la tipa di prima, la gemella Kessler, che è entrata prima, ragazzi. Vediamo quanta roba ci compra. Dai, un pochettino di roba l'ha presa, raga. Ok, andiamo a vendere. Ci dà i soldini, 2 euro di resto li dobbiamo dare. Ok, grazie mille. Ah, mamma mia, un po' non era di bell'aspetto, eh. Ho visto che c'aveva un po' di odorino, ragazzi. Non è il massimo, però vabbè, dobbiamo accettare anche quei clienti, raga. E dovrò mettere deodorante nel negozio, perché ho visto che entra gente anche che purtroppo non si lava, ragazzi. Non è il massimo. Allora, questo ne ha preso 3, questo c'è i soldi contati, vediamo un po'. Resto niente, puoi andare, grazie, arrivederci. Il palestrato, ragazzi, è arrivato il palestrato. Vediamo quanta roba ci prende il palestrato. 3 dollari per questo, giusto? No, vediamo un po'. Questo ne ha comprato, raga, eh. Ne ha preso un po'. Andiamo avanti. Ok, soldini. Ti devo rendere 4 dollari. 4 dollari. 1, 2, 3, 4. Via. Anche tu sei a posto. Vedete, i clienti arrivano, raga, i clienti arrivano e noi dobbiamo andare avanti a vendere. Questo ne ha comprato un bel po', eh. Andiamo avanti a fare soldini. Ok, bancomat, perfetto. Allora, tu devi pagare 27 euro. Allora, 27 euro,
Facciamo così, così. Ok, perfetto, arrivederci. Anche questo ne ha preso un po'. Aia, mi sa che è di nuovo come prima sta facendo, eh. Ok. 2 euro di resto. 2 euro di resto. Tieni, sei a posto, puoi andare. La tipa? Insomma, la tipa ne ha comprato un po'. Allora, andiamo avanti a darle tutte le sue carte. Ok, i soldini. Puoi andare anche tu. A posto. Io volevo aprire la carta, ragazzi. Vediamo un po' se me la fa prendere una. Scusa, tipa, eh. Ok. Allora, per aprire, se non sbaglio. Ok. Andiamo un po', eh. 1, 42, 39, 35. Vabbè, $5,61, raga. $5,61. Acquista un tavolo da gioco e mettilo nel negozio. Vedete che se andiamo avanti con i compiti. Mamma mia, raga, è entrata questa che. Oh, ma lavarti ogni tanto, no? Tacci tua. Allora, vediamo un po'. Ok, mandiamo prima via i clienti, poi acquistiamo il tavolo, raga. Allora, tu vuoi 2 euro di resto, 1 e 2, puoi andare. Dai ragazzi, fatemi sapere se è carino come gioco, a me diverte, poi pian pianino ci ingrandiamo, dai, adesso oggi è il primo. Allora, tu cosa vuoi? $6 ti devo dare, dunque ti do 5, 1, tu puoi andare, ok. Scusa, la doccia ogni tanto, se non chiedo troppo. Mamma mia, quante ne ha comprato? Prima invio, prima negozio. Ah, il giorno successivo prendiamo invio. No, prima serve così. Ah, ok, no, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, un attimo, che mandiamo via i ragazzetti qua. Ok, banco, ma perfetto, tu $45. Allora, così. Grazie, arrivederci. Anche tu paghi col banco, ma così vai fuori dalle balle subito. Ok, bravissimo, guarda, ti voglio troppo bene, tu paghi $21. Ok, vai, grazie, arrivederci. Allora, schiacciamo invio perché così facciamo il giorno successivo. Insoddisfatto, giocato, eh? Mamma mia, che ti dice qua, vediamo un po'. Reddito dipendente, costi di fornitura. Beh, dai, abbiamo guadagnato 93,39. Questo mi sta dicendo. Già ti ho acquistato 17. Guadagno dell'oggetto. Vabbè, per essere il primo giorno e tutto quanto, dai, male male non siamo andati, ragazzi. Dunque, vediamo il giorno dopo, secondo giorno, eccoci qua, siamo di nuovo in negozio, raga. Acquista un tavolo, allora andiamo a vedere il nostro tablet e vediamo un po' di acquistare un tavolo, raga. Cavolo, $200 mi costa un tavolo però, raga. Insomma, vabbè, ne acquistiamo uno, dai. Ok, vediamo di andare a mettere il tavolo. Allora, da quello che ho capito, ragazzi, se metto il tavolo dovrebbero fermarsi a giocare. Vediamo un po', io l'ho acquistato. Dov'è il tavolo? Fuori. Ah, ok, eccolo, eccolo. Mamma mia, che scatolone, raga. Allora, per aprirlo era sempre la R. Eccoci qua, lo andiamo a sistemare, raga. No, così. Presumo che sia così. Così, vediamo un po'. Allora, aspetta che. Ok, l'abbiamo messo, raga. Abbiamo un tavolo con due sedie. Vediamo se viene qualcuno a giocare. Speriamo bene. Lascia che 10 clienti giochino a carte nel negozio. Ho capito, se non ne arriva neanche uno, però. Ragazzi, sono le 8 della mattina, non si vede nessuno. Usciamo un po' fuori a vedere. Magari se apri il negozio si entra qualcuno. Ah, ok, il negozio è chiuso. Perfetto, dice Giulia, se apri il negozio ha ragione. Apriamo il negozio. Eccoci qua. Sì, c'è. Sta arrivando già qualcuno. Sì, un po' di robetta c'è negli scaffali, dai.
Ragazzi, che dite? Di comprare già delle scatole, così ce le già pronte. Che dire, dai, non è male. Siamo partiti già pian pianino, adesso abbiamo già un tavolo, due sedie, vediamo cosa fanno i clienti. Allora, questo va a sedersi? No, questo non... Mamma mia, raga, ma qua lavarsi non esiste proprio, raga. Mi sa che no. Ah, questo uno ne ha comprato? Vabbè. Ok, uno solo. Ok, puoi andare. Ah, ecco che uno va a giocare, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Mamma mia, ragazzi, ma una lavatina, ti alzi, ti sposti, ti butti sotto la doccia, un po' di sapone, bagno schiuma. No, vabbè, non deve essere il tuo forte. Vieni da me a comprare bagno schiuma. Vai da Giulia, che lei c'è al supermarket, così compri il bagno schiuma. Mamma mia, ragazzi, ma qua la... Glielo regalo anche. La gente qua non si lava, ma che è? Non scherziamo. Ah, va pure, addirittura rimane in negozio. No, ragazzi, io vado fuori a lavorare. Vado fuori perché questo mi infesta tutto il negozio, sta barbona qua, barbone lì. 2 euro, to. Ah, no, questo va a nasellare. Ragazzi, questo sta andando a nasellare. Vediamo un po' se io posso vedere le carte. No, vabbè, tu puzzi troppo, mi metto da questa parte. Vediamo un po'. Mamma mia, come fate a stare vicino al tavolo, ragazzi? Questo... mamma mia. Oh, schifezza, devi andare a lavarti, l'hai capito? Oh, è arrivato il cliente, ragazzi. Stiamo dietro la cassa. Mamma mia. Allora, però stanno comprando poco, eh? Magari devo abbassare un po' i prezzi? Forse sì. Allora, banco, ma 6 euro? Oh, la madonna, appena? Ok. Bene, aspettiamo un attimo, là, 10 clienti, 2 ragazzi, 2 di 10 clienti. Ma se io compro un altro tavolo, ragazzi, non velocizziamo un attimino, però speriamo di non finire subito i soldi. Allora, facciamo così, una bella roba, raga. No, com'era più? Allora, aspetta, ok. Allora, facciamo che mi ordino un po' di roba anche, che abbiamo sbloccato un altro. Guardate qua, raga, pian pianino li stiamo sbloccando. Facciamo così. Ok, anche questo, di questo ne prendiamo 2. No, ho detto 2. Aggiunge al carrello. Ok, acquisto. Abbiamo acquistato. Così andiamo a riempire... Ma la merce? Ah, eccola qua, ok, mi stavo già spaventando. Allora, andiamo, sì, un attimo di pazienza, che vado a mettere la roba negli scaffali, però, ma io quando compro la roba nuova mi dovrebbe cambiare il prezzo o sempre a 3 euro? Fammi capire. Allora, vedi che questi sono diversi? Questi qua sono diversi. Non è possibile, certo. È per quello che ti ho detto io di non riempire i due cose. Allora, aspetta, facciamo così. Andiamo a mettere questa qua. Ok, la lasciamo lì, andiamo alla cassa a chiaramente a servire. Buongiorno, buongiorno. Potevi fare il cavaliere, eh? C'è la tipa qua, facevi passare prima lei. Ok, va bene. Cosa vuoi? 17 euro di resto? Allora facciamo così, guarda, te ne do 10, 15 e 2 e sei a posto. Ok. Vediamo la tipa. Buongiorno signorina. Lei ne ha preso 4, 3 soldini, 8 euro di resto, 8 euro di resto, ti do 5, 3, ok, sei a posto. Allora, questi stanno giocando, no, questi sono puliti, dai, non si vede la puzzetta, ragazzi. Il tipo che gioca con la tipa, non imbrogliare, non è che è una signorina, te ne approfitti, io, fai il bravo. Mi assomiglia un po', ragazzi, sembro quasi io. Mi assomiglia un po'. Ecco, le mani in testa perché dice questa mi sta rompendo il culo. Siamo messi male, ragazzi. Non abbiamo belle carte. Fai vedere un po'. Non lo so, ragazzi. Io tiro così a indovinare. Però ecco, mi sto anche incazzando, tra virgolette, ragazzi. Mi assomiglia un pochettino, dai, un pochettino mi assomiglia. Anch'io ho la barba. Adesso è lei disperata. Ma ragazzi, qua disperati, ma... Niente, andate avanti a giocare. Ah, c'è il cliente qua. Allora andiamo avanti anche noi.
Ehi. È un continuo vendere, raga, come vedete, piano piano ci allarghiamo. Tu sei a posto, puoi andare, ok. Io devo vuotare lo scaffale per mettere il nuovo prodotto, però, ragazzi. Speriamo che me lo vuotano, ti devo dare un euro di resto, to. Ok. E questo va a nasellare, ragazzi, questo va a nasellare. Io mi compro un altro tavolo, ragazzi. Mi compro un altro tavolo, vediamo un po'. Ne metto due, dai. Allora, acquista, ok. Dovremmo averlo. Vediamo un po', sì, è arrivato, eccolo là. I tipi sono andati anche via. Io c'ho merce fuori ancora da prendere. Buona, raga, così mettiamo, facciamo, velocizziamo un po' il discorso dei clienti. Allora, eccolo qua, l'altro tavolo. Io direi di piazzarlo così, ragazzi, dai. Dovrebbe essere... No! Così? Ok, dai, due tavoli. Andiamo a prendere... la Madonna, che paura. Allora, un attimo, adesso arrivo anche da te. Ragazzi, mi sembra carino come gioco, dai, non è male, è un po' diverso dal solito. 9 euro di resto, voi te? Allora, 5, 1, 2, 3, 4, via, puoi andare. Me l'hanno, allora, un pezzo me l'hanno votato. Andiamo a prenderci fuori la scatola prima che ce la rubano, raga. Ok, eccola qua. Scusati, ma io volevo un po' riempire il mio scaffaletto. Ecco, aspettami la cassa che arrivo. Ecco qua, questi sono i nuovi articoli, raga, che ho portato. Andiamo a metterli qua. Io ho l'altra scatola, aspetta, vediamo un po'. Così riempiamo lo scaffaletto. Ah no, non ci sta più niente. Vabbè, non ti arrabbiare, dai, ho capito. Sì. Perché non me la fa mollare? Allora. La chiudo. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo a servire la signorina. Buongiorno signorina, adesso arrivo anche da lei. Perfetto, caccia i soldini. Ecco qua. Perfetto, caccia i soldini. Ok, puoi andare, sei a posto. Lì stanno giocando. Andiamo a vedere un po' il prezzo dei nuovi articoli che ho messo, perché... Allora, prezzo di mercato... la Madonna, 22 dollari? Così tanto? 22 dollari, io dovrei mettere 23 perché dice di mettere il prezzo superiore. E se io invece li metto a 21, così magari il cliente arriva. Dai, facciamo 21, ragazzi, facciamo 21. Sì. Ok, vediamo se riusciamo. Aspetta, la tipa li ha già comprati? Ma ragazzi, li ha già comprati? A quanto li hai comprati, scusa, che il prezzo non l'ho messo? A 13 li ha presi, vedi? Profitto 13,46. Ah, ha preso anche due di questi, ok. 16,50. No, ok, allora, aspetta, facciamo così, guarda, ti do 10, 1 e 2. Puoi andare. Ok, porca vacca, ragazzi, me l'ha vuotato subito. Andiamo a prendere l'altra scatola. Sì, dobbiamo mettere questa. Fra un po' devo rifornire il negozio, raga, perché non abbiamo più niente. Ok. Qua c'è il discorso sempre dei clienti, dunque dobbiamo aspettare. Quella là si è seduta, sta aspettando lo sfidante. Mi sa che ti ha fatto il pacco stasera, Ma come, invece di fare compagnia alla tipa ve ne andate? Ah, ci sono più gli uomini di una volta, ragazzi. Vabbè, niente, andiamo a continuare a caricare un po'. Però io volevo... facciamo una roba, raga, facciamo che... Allora, facciamo così, andiamo a prendere una scatola di queste, ok, acquistiamo questo, cerchiamo di dividere
Dividiamo un attimino lo scaffale, così abbiamo un po' di tutto, magari se la gente vuol comprare, diamo un po' di scelta. Ecco, io questo lo metterei qua. Sì, però devo aprire la scatola. Ok. Perfetto. Ok, e questo lo lasciamo così, sperando che dunque posso mollarla? Ehi, me la devi mollare però. Allora, vediamo un po' se me la molla. No. Perché ogni volta mi rompi le balle? Devi mollare la scatola! Oh, la mollata, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ah, devo accendere la luce, siamo al buio, raga. Siamo al buio, accendiamo la luce. Oh, ecco qua, tornata la luce. Niente, aspettiamo un attimino, vediamo se arriva la gente, poi qua cosa possiamo fare? Devo aspettare che mi liberano questi qua, speriamo che mi liberano, così qua mettiamo gli altri prodotti, abbiamo un po' più scelta. Io questo non l'ho capito però, vediamo un po', io avevo messo 21, avevo il prezzo di mercato 22. Vabbè, niente, lasciamo così. Questi invece come sono? Prezzo di mercato 2,85, io ho messo 3 euro. Vabbè, vediamo se arriva altra gente. Non vedo nessuno, e poi è calata la notte, raga. Ecco, ne sta arrivando uno forse, raga. Forse ne arriva uno. Qui continuano a giocare a carte. Bene, raga, che dite? Che ne pensate? Cosa ne dite di questo giochino qua? Ormai ne stanno sfornando uno dietro l'altro. E ho visto che comunque li stiamo portando, parlo al plurale perché chiaramente mi rivolgo anche ai miei colleghi youtuber che stanno portando giochi simili, dunque ho detto dai anch'io porto qualcosina. Siamo a 8 clienti, giocatori con le carte sul tavolo e niente, aspettiamo un attimo, vediamo se riusciamo a vendere qualche prodotto. Nel frattempo aspettiamo un attimino, raga. Ecco qua, questi se ne vanno. Comprano qualcosa. Dai, dai, dai che compra qualcosa, ragazzi. Se mi liberi lo scaffale. Ma non prendere dove ho caricato. Prendi dove mi... Ah, forse ha liberato qua. Ha comprato questi, raga. Ha comprato questi, vediamo un po'. Allora, bancomat. Tu hai speso 63 euro, però conviene mettere questi, raga, conviene mettere questi, eh sì, mi conviene mettere questi, 63 dollari, io dico euro ma sono dollari, ok, insomma raga, riusciamo a metterne ancora? Perché io qualcosa, no ma non abbiamo questi noi, non abbiamo questi, una scatolina mi è rimasto di quelli, raga, io ne compro altri perché visto che vanno ci conviene comprare anche quelli. Allora facciamo tablet, allora sarebbero questi perché questo qua è ancora chiuso, ne prendiamo due, raga, tentiamo, massimo si va in bancarotta, aggiungi al carrello, acquista, ok, questo se ne va via. Ah, mi sembra che il discorso là del tavolo abbiamo finito, raga. Allora, ci prendiamo la scatola. Andiamo a sistemare questi. Allora, apriamo. Eccoli qua, perfetti. Ok. E poi presumo che ci sia, man mano che andiamo avanti, penso, suppongo... Mi auguro che ci sia un magazzino, perché insomma lasciare le scatole così non è il massimo, ragazzi. No, si è ribaltata. Perché si è ribaltata? L'ho lanciato. Ah, forse è così. Ah, ok, la devo mettere dritta. Allora, prendiamo questa, raga. Andiamo a sistemare un po'. Tanto non c'è nessuno per il momento. Mettiamo qua così. Così questa la buttiamo, ok, vediamo un po' se riesco a liberare qua, raga, vediamo un po', vediamo, ok, perfetto, li mettiamo qua, ottimo direi, ottimo raga,
Ma qua si è liberato un po', no, è pieno. Così mettiamo anche l'altra scatola che ce l'ho qua. Andiamo a riempire. Però aspetta, io qua una ne ho. Ecco, vediamo, vediamo. Facciamo così. Vuotiamo prima quella là, raga. Ok, prendo questa. Così tiriamo fuori dalle balle. Andiamo a riempire. Cerchiamo di lavorare ordinati, raga. Ok, perfetto. Così questa la butto via. Perfetto, ci siamo, raga. Iniziare il giorno successivo. Oh, la Madonna, stiamo volando, raga. Allora, ecco, questo io volevo fare. Devo aprire. Ok, perfetto, ci siamo, raga. Perfetto, dai. Abbiamo organizzato lo scaffaletto come Dio comanda. Allora, questa la mettiamo giù. Devo far passare il giorno successivo. Ok, rapporto giornaliero insoddisfatto, il cliente 5 sono insoddisfatti, se non ho capito male, eh? Andiamo un po', reddito, costo di fornitura $268, ma vedo tutto in rosso, ragazzi, mi sa che non è che sto guadagnando tanto, boh, non lo so. Ok, allora, che mi dice? Acquista uno scaffale per carte e mettilo nel negozio. Ah, devo acquistare uno scaffale, vediamo un po', raga. Io direi acquistiamo uno scaffale. Dunque, tavolo da gioco, scaffale per carte, eccolo qua. Quanto ci costa? $300, ragazzi. Mi sa che andiamo in bancarotta qua, però l'acquistiamo, raga. Devo acquistarlo, è quello che mi dice il gioco. Allora, eccolo qua il nostro scaffalone. Intanto spero che stiano arrivando i clienti. Apriamo. Ci sta? Ma no. Ah, scusa un attimo, eh. Ah, ok. Così? Ok. Metti 10 carte sullo scaffale delle carte, imposta il prezzo per venderle. E metto 10 carte io. Ah, aspetta, forse le prendiamo da qua o devo prendere quelle? Aspetta, non ho capito quale devo prendere io. Ragazzi, non sta entrando più nessuno, la cosa mi sta prendendo male. Come mai non entra più nessuno? Perché devi aprire il negozio. Ah, c'ho il negozio chiuso. Ragazzi, se non apro il negozio non posso pretendere che entra qualcuno. Speriamo che arrivi tutta gente che si sia lavata, raga, perché veramente non ne posso più. Eccola qua la tipa che va a giocare. No, non trova niente, chiaramente nel tavolo non c'è niente. Io devo mettere queste carte nel tavolo? Boh, non lo so. Vediamo un po'. Apriamo. Sì. Allora, vediamo un po'. Ok. Devo capire come si mettono le tavole. Ah, ecco qua, cioè abbiamo il catalogo. Devo mettere 10 carte, raga. 10 carte, e come faccio a sapere quelle che vogliono? Ma tu sei sicuro che sono quelle? Sì, ho schiacciato nello scaffale e mi ha aperto queste. Vabbè. Allora, questo per uno ti dice che ne hai una carta. Se c'è un per due, per tre, vuol dire che sono doppie. Ah, ok. Questo vuol dire che ce l'hai due volte. Sì, infatti ce l'ho. Quindi metti doppioni, quella là ce l'hai tre volte. Allora, metto una perché ne abbiamo una di queste. Ah, devo mettere il prezzo? Vediamo un po'. Allora, il profitto di mercato $6.95. E se io la metto a $6, proviamo a metterla a $6, ragazzi, vediamo un attimino, eh. Allora, sei, stia calmo, le fatto. Io volevo, se aspetti un attimo, niente, non me l'ha fatta neanche mettere, l'hanno già presa, ragazzi. Allora,
Facciamo un po' di soldi perché siamo calati tantissimo. Allora, facciamo un po' di soldi prima, raga, poi sistemiamo anche quello, dai. Allora, tu niente, sei a posto, puoi andare, ok. Tu cosa hai preso? Vediamo un po'. Ok, facciamo un po' di cassa. 8 dollari di resto vuole questo, ok. Puoi andare anche tu, perfetto. Riandiamo là a mettere la carta e ci proviamo, raga. Allora, proviamo da qua. Ecco, vedi che ci apre. Però, se io provo a mettere qua, me ne mette due, vediamo un po'. No, me ne mette una, dunque possiamo venderle. Allora, vediamo il prezzo di questa. 1,06 dollari. Prezzo di mercato. Allora, facciamo 1,06. Mettiamo prezzo di mercato, ragazzi. Andiamo un po', Questi vanno via. Nel frattempo metti 10... Ah, 10 carte devo mettere. Ah, ok. Dobbiamo riempire lo scaffale, in pratica, raga. Allora, vediamo un po' cosa mettiamo. Qua ce n'è una. Ok. Devo mettere il prezzo. Prezzo di mercato 0,44. Ragazzi, facciamo lo strozzino. Io metto un dollaro. Adesso faccio lo strozzino. Vediamo se la comprano. Vediamo se a un dollaro la comprano, ragazzi. Ci proviamo, dai. Al massimo poi la riabbasso, non è un problema. Allora, qua c'è il tipo che non mi fa andare dietro la cassa. Ha comprato una carta, eccola qua. La prima nella carta. 1,06 dollari. Oh la madonna. Cioè, 20 dollari per 1,06 dollari. Vabbè, niente. Allora, 10. 15. E 94 ti devo dare. Vai, sei a posto. Allora, questo ha comprato le figurine, le cartine, quello lì, ok. Vediamo un po'. Ok, sì. Perfetto, puoi andare. Ah, ha preso le carte questa. Bene, vendiamo anche le nostre cartine. Oh, ragazzi, sono riuscito a venderla. L'ho messa a un dollaro e la tipa l'ha comprata. Mi piaci, tu mi piaci. Sarai cliente, tu vieni sempre in negozio, mi raccomando. Allora, gli dobbiamo dare 4 dollari, ragazzi. 2, 3, 4, via. Grazie mille. Allora, andiamo a mettere altre carte, raga. Dobbiamo venderne 10. Vediamo un po', mettiamo questa. Ma le metti le doppie? Sì, metto anche le doppie, certo. No, devi mettere le doppie. Eia, metto anche le doppie, tranquilla. No, devi mettere le doppie. Allora, raga, io metto un altro dollaro. Facciamo gli strozzini che dobbiamo guadagnare. Vediamo se ci fanno guadagnare veramente. Tanto la tipa ha comprato lo stesso. 4. Allora, mettiamo le doppie, dai. Buttiamo dentro le doppie. Questo 36. Io metto tutto a un dollaro, raga. Vediamo se vendiamo o... Vediamo un po', mettiamo un altro doppione, via. Questo è un dollaro, perché l'avevo messo tutto a un dollaro. Abbiamo qua, mi sembra che ne abbiamo un'altra doppia. Mettiamo il prezzo anche su questo. Questo 2,68, facciamo 3 dollari, raga, dai. Cerchiamo di movimentare un po' il mercato, vediamo se riusciamo a vendere. Ok, raga. Per adesso ci fermiamo così. Chi c'è? C'è qualcuno alla cassa? No, non c'è nessuno. Vediamo se... Mamma mia, è entrato il puzzolente, ragazzi. È entrato il puzzolente, mortacci tua. Vabbè, niente, lasciamo stare. Qua cosa c'è? Andiamo a mettere questi. Vai, vai a casa, vai bello. Che non è bello averti in negozio. Ok, questa la buttiamo via, raga.
Dai, carino come gioco, ragazzi. Non è male, non è male. Non vorrei che alzando troppo i prezzi non entrano più, ragazzi, perché vedo che il negozio adesso è vuoto. Vabbè, non c'è problema. Bene, ragazzi, dai, io penso un po' più o meno le caratteristiche di averle capite, poi insomma si va sempre più a ingrandire, penso che piano piano ci allarghiamo. Spero anche il nostro negozietto che si allarghi, intendo a livello locale anche, che insomma, perché se andiamo avanti a mettere scaffali e quant'altro non ci sta più niente, dunque presumo che sia là. Non lo so, vediamo, col passare del tempo vedremo. Ragazzi, io volevo portare una serie su questo gioco qua, fatemi sapere se siete dell'idea, ecco che arrivano i clienti e così andiamo avanti. Dai, fatemi sapere, vediamo un po', questi vanno a giocare, lui va a comprare, questo sta comprando. Ah, le carte però vedo che non ci vanno. Ecco qua che entrano le tip. Allora, ok, vediamo un po'. Ti devo dare 15 dollari di resto, dunque ti do 10 e un cinquino e sei a posto. Questo cosa ha comprato? Vedete che le carte non le sta comprando più, secondo me è troppo alto il prezzo, raga. Allora, questo cos'è che ho? 24. Mi sa che ho esagerato un po'. Adesso andiamo a abbassarli, raga. Così vediamo se le vendiamo. Allora, vediamo un po' questo. Cambiamo di nuovo. Mettiamo... Allora, fai 0,40. Ok, questo qua quanto è? Correggiamo anche questo. Forse un po' troppo alte le carte le ho messe, ragazzi. Facciamo 0,40 anche questo. Vedere un attimino se magari così riusciamo a venderle. Ecco, vedete che già le stanno comprando, raga. Avete visto? Ho abbassato i prezzi, già sono venuti a comprarle. Sono troppo alte queste, raga, sono troppo alte. Dunque, allora, 2, facciamo... No, che sto facendo? Allora, questo è 2,68, facciamo 2,60, dai. Cerchiamo di essere un po' più onesti, raga. Facciamo, ecco, ok, perfetto. Andiamo un po'. Così, magari, ecco, vedete, già una carta l'hanno comprata, conviene abbassarle un po', raga, se no non riusciamo a vendere. Si è a posto? Come zero? Ah, beh, sì, 40, ok, hai ragione, scusami. Ui, la madonna, questo sta comprando. Siamo un po' risaliti con soldini, raga, eh? Ok. Allora, 7 dollari ti devo dare. Ok, devo andare. Perfetto, perfetto, stiamo rimettendoci a posto. Solo che non ho più niente, raga, nello scaffalino non ho più niente, dunque io direi di ordinare ancora qualcosina. Vediamo se si è sbloccato nel frattempo qualcosa. Allora, no, non si è sbloccato ancora niente, perché secondo me dobbiamo sbloccare il discorso dei giocatori. Allora, io prenderei ancora una scatola di queste, aggiungi, una di queste, aggiungi, e una di queste. Così abbiamo un po' tutto, raga. Ok. Allora, questa ha comprato. Siamo di nuovo al buio. Un attimo che accendo la luce, raga, perché sennò qua... Allora, tu vuoi 9 dollari di resto. Ok. Raga, vado ad accendere la luce perché sennò qua veramente... Ok. No! Allora, posso capire un ragazzo, ma una ragazza che spissa, no, eh. Che brutte robe, raga. Vabbè, niente, accettiamo anche la ragazza che spissa. Andiamo a riempire il nostro scaffaletto. Allora, vediamo un po'. Queste dovrebbero essere le scatolette. No. Sono questi. Ok, sono questi qua.
così, ok. Boh, presumo che questa la possiamo buttare, vediamo un po'. Ah no, vedi, c'è la roba, dunque non la buttiamo, raga. C'è roba dentro, meno male che ci avvisa, la mettiamo qua in parte, ok. C'è roba? Eh sì, certo che c'è roba. Poi andiamo a prendere questa. Allora, vediamo un po'. Apriamo. Ok. Perfetto. E poi l'altra scatolina. Bene, raga, ci siamo. Mamma mia, oh, raga. E mi piace che il tipo lì si siede anche di fianco, eh. Mamma mia, che brutta roba, ragazzi. Bene. Ok. Riempiamo, via. Boh, penso che anche qua premi invio per iniziare. Ah, il giorno successivo. Ok, ok. Allora, questa la appoggiamo. Qui c'è roba, la posso buttare. No, è vuota, andiamo a buttarla, che me la tenga a fa. Ok. Niente, faccio passare il giorno, raga. Andiamo avanti. Andiamo un po'. Insomma, non è il massimo, però. C'è profitto almeno 41. Infatti, non riesco a capire perché. Vabbè, ragazzi. Spendi più che guadagnare. Esatto. Qualcuno se mi sa dire. Magari sto sbagliando qualcosa, sto spendendo troppo, dai. Chiaramente è un gioco nuovo per me, dobbiamo avere un po' di pazienza, lo vediamo assieme. Devi aumentare più i prezzi. O magari devo aumentare i prezzi, però ho paura che aumentando i prezzi le carte non me le stava vendendo. Vabbè, vediamo. Allora, andiamo a aprire. Ok, perfetto. Eccoci qua, ragazzi. Cerchiamo un attimino adesso di vedere cosa succede. Vediamo un po' se arriva qualcuno. Perché sì, profitto, insomma, non è il massimo, ragazzi. Stiamo più spendendo che altro. Vediamo se arriva qualcuno. Cercare di capire un attimino come. Allora, il tipo va a comprare una carta. Dai, si prende una carta. Più di una. Vediamo un po' cosa ha preso il tipo. Ah, due ne ha comprato, raga. Ok. Allora, $2 di resto, perfetto, e questi due si sono messi a giocare, ottimo, ottimo, buon prezzo, dice la tipa, buon prezzo, gli è piaciuto il prezzo, l'ha comprato, dove sta andando? Perché è andata dietro a vedere? Vuol dire che è mobile per distanza dal nulla. Ok. Puoi andare, grazie mille. Questo ne ha comprato uno. 7, allora facciamo così, 1. Vai, siamo a posto. Allora, io devo mettere ancora delle carte, raga. Mettiamo ancora delle carte. Vediamo un po', mettiamo questo. Questo $4.17, ragazzi, $4.17, vediamo un po' se riusciamo. Allora, $4.20 faccio, aumentiamo, dai raga, che non sarà quello il problema, almeno spero. Ok, ne mettiamo anche un'altra, mettiamo questa quanto costa, vediamo un po'. $1.42, facciamo $1.45, vediamo un po' se riusciamo a aumentare un po', raga, il discorso dei soldini. Cosa ho detto io? $1.50. Allora, ok, ne mettiamo ancora una, così dopo magari ci dà qualche altra, vediamo un po' questo quanto costa. Facciamo ancora $1.50, ragazzi. Allora, $1.50. No, aspetta, stai calmo. $1.50. Ok, fatto. Boh. Vendi 10 carte al cliente? Allora, vediamo un po', c'è un cliente.
Boh. Allora, facciamo questo. Dai soldini. 2, 3, 4. No, no, no. Ok, perfetto. Devi andare. Allora, tu ne hai comprato una. Puoi andare anche tu. Ottimo. Tu ne hai preso un po'. Stanno tornando i clienti, ragazzi. Boh, forse avevo messo un po' i prezzi alti. Avevo esagerato un pochettino. Può essere. Ok. Questo va a giocare. Questo ne ha comprato una cifra, raga. Ha comprato anche una carta, questo, ragazzi. Beh. Dai, non male, non male, direi, raga. No. Allora, aspetta, eh. Ah, beh, 13. Ok. Puoi andare. Buona. Boh, ragazzi, io dai, facciamo che mi fermo qua. Ecco che è entrato l'altro che spissa, raga, mamma mia che schifo, raga, ma che è? Vendo, servo ancora la signorina che ha comprato un'altra carta, ottimo. 3 euro e 5, sì, 3 dollari 50, 3 euro. No, perché sto... Allora, scusa un attimo, ok. Perfetto, ci siamo. Devo mettere ancora una carta, ragazzi. Devo mettere... la madonna. Spiusa! Spiusa, hai comprato un sacco di roba. Ti chiamerò Spiusa. Ragazzi, perdonatemi, ma non sapevo... No, la carta! Ha preso la carta, ottimo. Beh, Spiusa, ragazzi, ci conviene tenercelo. Massimo ci mettiamo la maschera per la Spiusa, però ci conviene tenertelo. Allora, dammi i soldini... Tu sei a posto, puoi andare. Ecco qua, perfetto. Compito completa con successo 100. La madonna, come faccio? Sono a 48. Niente, ragazzi, qua la gente probabilmente non si lava perché c'è tutta gente che fa paura. Niente, ragazzi, io mi fermo qua perché dai, si è fatta anche una certa. Dai, fatemi sapere se il giochino vi piace, così vi porto anche questo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, continuate a scrivere nei commenti. Dai, voglio sapere le vostre, insomma, i vostri pareri su questo giochino qua. Ormai ne stanno, come dicevo all'inizio, buttando fuori una cifra di questi giochi. Ho detto, vabbè, ne porto qualcuno anch'io, così vediamo un attimino. E niente, se poi qualcuno lo sta già giocando e magari c'ha qualche dritta da darmi, insomma, ragazzi, non tiratevi indietro che io sono tutto orecchio. Per il momento è tutto, noi ci sentiamo con il prossimo gameplay. Un abbraccio a tutti, una buona domenica, ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao.